Eccoci qua, abbiamo riscoperto la qualità di un tempo uguagliando la perfezione della natura senza impoverirla. Chi dice questo? Lo dice l'azienda agricola Pisani Dossi, che produce caviale, storione e altre meraviglie all'interno del Parco Sud di Milano. Esatto. Siamo con Matteo Merlotti. Matteo Merlotti, buonasera Matteo, a Golosaria 2015, dove la Pisani Dossi è presente con le sue meraviglie. Insomma, bisogna sfatare questo mito: il caviale non è soltanto prodotto in Russia, ma è prodotto con grande capacità, con grande maestria e con risultato di qualità e anche di qualità rispetto al prezzo in Italia, in particolare nella nostra Lombardia. Voi cosa fate, da quando siete nati, che cosa producete? Ci dica lei, chi è Pisani Dossi? Pisani Dossi è un'azienda agricola, nasce nell'85 come allevamento di piscicoltura. Di che cosa? Pescicoltura. Pescicoltura, quindi allevate dei pesci. Allevavamo che pesci. Però non sono pesci rossi, sono storioni che fanno il caviale. Questa è la differenza. Il segreto della nostra azienda è l'acqua, che noi peschiamo, abbiamo le sorgive, le falde acquifere a 40 metri, acqua potabile, acqua pura, che ci ha consentito negli anni di ricreare un habitat quasi naturale per gli storioni siberiani. Da lì è nato il caviale 5 anni fa, fresco, artigianale, quindi non pastorizzato, non conservanti, e quindi ci vantiamo di un prodotto artigianale e di eccellenza che i russi hanno apprezzato molto durante il periodo di Expo, ritenendoci e chiedendoci le forniture per il loro padiglione. Quindi voi, caviale prodotto nel Parco Sud Milano, quindi in una realtà a livello europeo riconosciuta come principale, come parco periurbano agricolo europeo, producete caviale che è stato scelto nella pavilione della Russia per l'Expo. Esattamente. Quindi è come se, è come quando, non come se, adesso lo cito io, è come quando Riso Scotti ha venduto il riso ai cinesi. Esattamente. Cioè è come quando, non so, una grande produttore di gelati italiano vende i gelati agli eschimesi. Cioè, la chiave di volta. Siamo a quella cosa tipica di ho venduto il ghiaccio agli eschimesi. Esatto. Come è successo questa roba? Come siete riusciti? È successo che già 2 anni fa, tramite il consolato russo, tramite un evento fatto al consolato russo col caviale, il console si è, diciamo, innamorato del nostro caviale, al punto tale poi di chiederci una collaborazione nel tempo, facendo vari diciamo, incontri, facendo Russia, la 3 giorni di Milano, di Mosca a Milano, la 3 giorni di Milano a Mosca. Quindi abbiamo fatto vari eventi in cui c'era sempre come protagonista il caviale. Loro lo hanno ritenuto d'eccellenza perché è fatto con i loro storioni. Faccio il cattivo io, quindi i russi vi hanno scelti, hanno detto il caviale Pisani Dossi è il migliore prodotto in Lombardia, con tutti i crismi e le attenzioni della filiera della produzione del caviale, quindi delle uova, del controllo di qualità. E devo dire, prima abbiamo cercato di capire ed è meravigliosa la qualità di questo prodotto, però non siete gli unici in Italia ad averlo fatto. Che cosa vi caratterizza, senza fare il nome degli altri, per essere stati scelti dal paglione della Russia all'Expo, secondo lei? Ci caratterizza il fatto che, essendo artigiani, possiamo decidere come, quando e perché fare il caviale in qualsiasi momento, senza dover mettere in atto avendo un'attività artigianale, possiamo decidere oggi di produrre il caviale per domani in maniera artigianale, quindi pescando dalle nostre vasche, dai laghi, gli storioni, e con i biologi, 2 biologi che abbiamo in azienda, e con tanto lavoro di maestria e di manualità, fare caviale, metterlo nel frigorifero con il sale, quindi non conservante, non pastorizzato, e rifornire giornalmente come fare il pane. Quindi questa è la nostra, diciamo, forza. Quindi voi avete questo Siberian Caviar e poi c'è un altro, no? C'è un altro caviale che vediamolo. Non l'abbiamo qua, che non l'avete. Come si chiama? Osetra. Questo Siberian è fatto con la Cipensis Baeri, che è un... cosa è fatto con? Con uno storione siberiano. Ah, ok, storione siberiano. Mentre l'Osetra è un caviale che viene fatto con un storione ibrido, un incrocio fra uno storione russo e uno storione siberiano. La cosa bella è che voi vendete anche lo storione affumicato. Esattamente. Il filetto di storione, che è straordinario, ve lo dico io, cioè questo lo dico io, straordinario. E altre e lo storione, no? Lo storione fresco. Quindi storione fresco,
storione affumicato e caviale di due tipologie. Lo storione è un pesce straordinario. Prima io nel pomeriggio di oggi ho condotto lo show cooking con la Giovanna Rua, che è la chef di Golosaria, e abbiamo individuato, per recuperare il pane del giorno prima, un filetto di spada affumicato. Secondo me invece in quel piatto lì, cioè nel recupero del pane col pomodoro, una sorta di panzanella, starebbe benissimo intorno a questo composto una slice, una fetta di storione, o affumicato o fresco, va bene uguale. Quindi davvero è incredibile che dalla periurbanità agricola di Milano, cioè dall'intorno di una città come Milano, nasca un qualcosa, nasca un'azienda, una produzione che riesce davvero a conquistare il suo stesso mercato di origine all'Expo di Milano. Quindi complimenti, davvero congratulazioni alla Pisani Dossi, che è riuscita con il suo caviale a conquistare i russi del padiglione dell'Expo. Speriamo di rivederci presto per raccontare la vostra azienda. Verremo a vedere le vasche. Io voglio venire a filmare gli storioni. Sarebbe nelle vasche della Pisani Dossi. Grazie mille. Bene, grazie. Buona Golosaria. È la prima volta Golosaria? No, ce l'avete anche l'anno scorso. Anche l'anno prima ancora. Quindi buona Golosaria, buon caviale e soprattutto buona produzione locale di qualità e di grande tradizione. E vi aspetto per la degustazione. Grazie, alla degustazione con la Pisani Dossi. Buona Golosaria. Grazie.